Ok, prima di andare avanti con le interfacce conversazionali, convincetemi che sono stato chiaro a parlarvi di REST. Allora, abbiamo una risorsa che sono i task, le cose da fare. Ok? E ho scritto quattro righe lì. Prendere tutti i task, prendere i task con ID5, eccetera. Allora, come scriveremmo una chiamata in formato REST per prendere tutti i task? Siete tutti convinti? Ok. Adesso qualcun altro che non parla, che non sia lui. Per prendere il task con invece identificativo 5? Invece questo cosa fa? E quell'altro cosa fa? Vedi? Allora ci siamo capiti. E se noi immaginiamo che il task abbia E se noi immaginiamo che il task sia descritto così, se noi immaginiamo che il task sia descritto in quel modo, in JSON, allora, primo, ci sono degli errori in quel JSON. No, sì o no? Chi è che dice che ci sono degli errori? Chi è che dice che non ci sono degli errori? E gli altri? Non ci sono degli errori, ok. Per fare la put di task 5, gli posso passare, questa è l'intera descrizione di un task, eh? Non ci sono altri campi. Per fare la put del task 5, gli posso passare tutto questo o mi basta passargli? Se io volessi solo aggiornare la descrizione, per esempio, eh? O mi basta passargli il secondo JSON? Ok, la risposta giusta non è il primo, neanche il secondo. La risposta giusta, allora, secondo l'architettura REST è più corretto passare il primo, perché è la rappresentazione intera, è accettabile anche passare il secondo, che è un aggiornamento parziale della risorsa. È accettabile, sì. Il primo è la rappresentazione intera della risorsa. Quindi, secondo la logica JSON, per aggiornare il task 5 tu dovresti passargli tutto quello, anche se hai cambiato solo priority da 1 a 0. È accettabile nella pratica anche passargli il secondo, che è solo un aggiornamento parziale. Sta poi allo sviluppatore, uno, specificare bene questa differenza, e due, non andare a cancellare tutto perché si aspetta la rappresentazione intera se gli arriva una rappresentazione parziale. Ok? Va bene. Le interfacce conversazionali. Allora, che cosa sono le interfacce conversazionali? Sono agenti software che in qualche modo, partiamo dalla definizione molto di alto livello, che in qualche modo permettono l'interazione tra la persona e il computer attraverso il linguaggio naturale, sia esso testuale, sia esso vocale.
è quindi un'interfaccia utente che mimica il parlare con una persona vera e propria. E ci sono due, diciamo, famiglie principali al giorno d'oggi di queste interfacce conversazionali. Una sono gli assistenti vocali, tipo Siri di Apple, Cortana di Microsoft, Amazon Echo, Google Assistant, eccetera, eccetera, eccetera. Assistenti vocali che sono dentro un dispositivo. E poi ci sono i chatbot. Sapete cos'è un chatbot? Sì? Ok. Il goal finale delle interfacce conversazionali è appunto quello di facilitare l'interazione tra le persone e il computer senza far sì che le persone debbano utilizzare delle interfacce testuali da linea di comando o delle interfacce grafiche che in alcuni casi possono essere complesse. Ovviamente non sono la soluzione a ogni problema di interazione esistente al mondo, per il semplice fatto che se il parlare fosse la soluzione a tutti i problemi non ci sarebbero guerre, fraintendimenti, avvocati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono motivi, ci sono posti in cui l'interazione tra una persona e un computer viene bene, viene meglio fatta attraverso un assistente conversazionale che non attraverso un'interfaccia grafica, un sito web con i bottoni, e altri casi in cui invece è vero l'opposto. Voi, nella vostra, stiamo parlando di, nella vostra architettura di progetti, nella vostra architettura di progetti, noi oggi parliamo di un pezzo qui, dove c'è tutto il par di cloud service, che è collegato a un pezzo qui sotto. Oggi iniziamo a parlare di questo, la prossima volta ci spostiamo di qua e poi andiamo avanti verso il campo, quando arriverà anche tutto il resto della roba, speriamo. Però oggi partiamo da un pezzo qui e da con un riferimento verso l'utente finale, quindi la parte destra di questa architettura. Allora, come creiamo un assistente, un'interfaccia conversazionale? Allora, per creare un'interfaccia conversazionale ci serve un qualcosa che ci permette di fare NLP, Natural Language Processing. Allora, potremmo diventare tutti esperti di Natural Language Processing e installare software su questi computer e cercare di addestrare un riconoscitore di qualunque lingua sul nostro computer, ma evitiamo di farlo. Perché? Perché esistono al giorno d'oggi piattaforme cloud che permettono il riconoscimento del linguaggio naturale in varie lingue, tra cui l'italiano, pensate per gli sviluppatori ma non solo, il cui loro obiettivo è quello di dare un supporto per creare interfacce utente conversazionali che si possono utilizzare in applicazioni mobile, in applicazioni web, in chatbots o in altri tipi di device. Quindi sono piattaforme cloud che in qualche modo voi potete prendere come sviluppatori e integrare la parte del riconoscimento del parlato che fanno loro, il risultato del riconoscimento del parlato, nelle vostre applicazioni di qualunque tipo siano. E il loro obiettivo di tutte queste piattaforme, ce ne sono tante, noi ne vediamo una, io vi faccio vedere come si usa una, ma ve ne presento due, e focalizzarsi sulla semplicità e sull'astrazione senza aver bisogno di imparare, diventare appunto esperti di NLP. Allora, ci sono, diciamo, tre categorie di piattaforme conversazionali. La prima sono quelle che nascono come estensione di un prodotto. Quindi, per esempio, se voi avete un Amazon Echo, l'assistente conversazionale si chiama Alexa, e quindi voi potete fare un'estensione per Alexa, che Amazon chiama Skill, che ha dei vantaggi pratici del fatto che la vostra skill, la vostra estensione, funziona a chiunque abbia già un Amazon Echo a casa, ma ha lo svantaggio che voi per provarla o per farla utilizzare dovete avere un Amazon Echo, o comunque una piattaforma hardware che supporti Alexa, in modo da poterla provare. E sono solo estensioni, quindi le cose di base le fa già Alexa. Ci sono altre estensioni da sviluppatori,
a cui si aggiungono ad Alexa, e voi potete essere uno di quelli. Stessa cosa per le estensioni a Google Assistant o Google Home, che si chiamano Action on Google, che di nuovo sono estensioni, ma per esempio se avete un telefono Android avete bisogno di avere un telefono con Android 7 e comprato negli Stati Uniti e settato in americano, perché sennò voi Google Assistant, a meno di cose di routing o cose del genere, non l'avete sul vostro telefono. Quindi hanno bisogno di un prodotto esistente. E poi ci sono estensioni a quello che fa già il prodotto esistente. Io qui non voglio dire che ce n'è uno meglio dell'altro, per carità. Sono tre categorie diverse. La seconda categoria sono servizi standalone. Quindi una serie di piattaforme cloud che fanno già un insieme di cose, forniscono già un insieme di servizi in un unico posto, in un unico modo. Esempi ce ne sono tante. Un esempio è API AI, un altro è WIT AI, un altro esempio è Recast AI. C'è un servizio Microsoft che si chiama LUIS, che fa questo, eccetera. Ce ne sono tante. Poi ci sono le piattaforme conversazionali che fanno parte di una famiglia di servizi. Quindi sono integrati in suite di vari servizi, tipo la piattaforma conversazionale di IBM Watson. Che cosa cambia tra il 2 e il 3? Cambia che nel 2 voi avete un pacchetto che non fa solo la parte di riconoscimento del linguaggio, ma magari fa anche il text-to-speech, magari fa anche lo speech-to-text, magari fa anche l'integrazione automatica con dei bot. Quindi con un click voi create, una volta che avete fatto una conversazione online, create un bot per Telegram. E cose così. Dall'altra parte invece, in Watson per esempio, avete tanti piccoli endpoint che fanno una cosa molto specializzata. Quindi voi per fare quello che avete bisogno dovete mettere insieme diversi servizi che hanno diversi limiti, che a volte hanno anche diversi costi, eccetera eccetera, per creare quello che i servizi standalone vi permettono di fare in un colpo solo. Ovviamente da una parte sulle famiglie di servizi c'è più flessibilità, perché decidete voi cosa mettere insieme, cosa vi serve, dall'altra parte avete il pacchetto completo. Noi oggi guardiamo, per questo corso guardiamo i servizi standalone. Non ci concentriamo sull'estensione di prodotto, non abbiamo un Amazon Echo, non abbiamo Android 7 e quant'altro, non abbiamo Google Home e neanche ci concentriamo sulle famiglie di servizi, quindi mettere insieme varie cose. Ci concentriamo su servizi standalone. In particolare io vi racconto due servizi standalone che sono WIT e API AI, e poi useremo il secondo. WIT nasce come una startup nel 2013, ma nel 2015 è stata acquisita da Facebook. Ha un approccio, è gratis, l'intero utilizzo di WIT è gratis. Ha un approccio per creare queste interfacce conversazionali che loro chiamano storie. Cioè, voi proprio avete nell'interfaccia che cosa dice l'utente e l'utente scrive, e poi dite che cosa dice il bot e il bot scrive, e poi che cosa dice l'utente, e andate avanti a definire una conversazione, una storia di un certo argomento. In questo modo, sempre utente, bot, utente, bot. Potete andare avanti quanto volete. Io trovo che per iniziare l'approccio di WIT sia molto più intuitivo dell'approccio di altri, proprio perché vi permette di fare questa conversazione che è più simile alla conversazione che potreste avere con un'altra persona. Quindi uno dice una cosa e l'altro risponde in questo modo e viceversa. Supporta altri linguaggi, tra cui sicuramente l'inglese, ma supporta anche l'italiano. E ha anche ha delle API REST web e ha tre SDK per gli sviluppatori, uno in Node.js, uno in Python e uno in Ruby. E nonostante io lo preferisca, dato che non ha un SDK in Java e noi qui usiamo Java, passiamo a quello dopo, però che è quello che useremo, perché non ha senso in questo corso metterci anche a scrivere una libreria in Java per WIT, no? Il nostro obiettivo è arrivare ad avere un prototipo di un sistema IoT conversazionale e funzionante. Quindi quello che riusciamo a trovare già di fatto, bene. Meno cose dobbiamo farci a mano per arrivare, prima di arrivare a costruire il sistema, è un qualcosa che ci porta via dal nostro obiettivo. Noi vogliamo prototipare un qualcosa.
A livello di funzionalità, WIT e quello che vediamo dopo, che è PII, del riconoscimento del linguaggio naturale, sono praticamente equivalenti. WIT in alcuni casi va un po' meglio e PII, che è quello che vediamo dopo, in altri casi va un po' meglio, ma alla fine pareggiano. E WIT, tra l'altro, oltre ad avere un SDK in Java, non ha alcun tipo di integrazione automatica con niente. Quindi per iniziare, io trovo più intuitivo il creare una storia rispetto a quello che fa con PII, però poi lo potete provare solo nel browser all'interno di WIT senza scrivere codice. Però ve lo cito perché, nonostante io faccia vedere PII, e poi probabilmente voi, se volete, potete usare PII, ma se usate questo nessuno vi dice niente, e se magari avete qualche problema a capire che non funziona PII, potete fare un passaggio prima, un esperimentino su WIT, in modo da capire meglio alcune cose, e poi tornare di là. Tanto i concetti base sono praticamente identici tra le due piattaforme, anche come chiamano le cose sono praticamente identici. API è un'altra startup californiana come WIT. Lei è stata comprata da Google, non da Facebook. Anche lei, dopo che l'ha comprata Google, è diventata gratis da utilizzare illimitatamente. A differenza di WIT, ha integrazioni one click: premete un bottone, inserite un token di autenticazione, come vi dicevo prima, e lui si integra con Telegram, quindi vi crea un bot in Telegram, con Facebook Messenger, con Cortana, anche con le action di Google. Quindi voi potete creare ipoteticamente un'estensione per Google Assistant utilizzando PII. E lui in automatico integra questo, e anche un'integrazione più o meno semi-automatica con Alexa di Amazon, tra l'altro. Quindi ha tante integrazioni. Supporta anche lei tanti linguaggi, tra cui l'italiano, quindi va benissimo come candidato per il nostro corso, e ha tonnellate di SDK, tra cui anche uno per Java, che per noi va molto bene. Qui c'è un video di 3 minuti di introduzione a fumetti, che se volete guardare ve lo lascio guardare, perché noi adesso non abbiamo tempo. Entrambe le piattaforme, sia WIT che PI, si basano su due definizioni di base. Una è intent e l'altro sono le entità. Ogni applicazione conversazionale, ogni agente avrà differenti entità e differenti intent. L'intent rappresenta un mapping tra quello che l'utente dice e l'azione che viene presa dall'applicazione. È l'equivalente, assomiglia molto alla storia che vi ho raccontato prima. No? Un intent è composto da che cosa dice l'utente, in PII soprattutto, da che cosa dice l'utente, un'azione che il bot deve fare e una risposta alla frase che dice l'utente. In PII un intent è questo, è solo questo, una frase di partenza dell'utente e una frase di risposta del bot e un'azione che il bot può fare nel mezzo. Un intent rappresenta un pezzo di una conversazione. Quindi, per esempio, chiedi le previsioni meteo può essere un intent. Com'è il tempo a Torino domani? Pioverà. Com'è il tempo a Vercelli oggi? C'è il sole. È un pezzo di una conversazione, per chiedere del tempo. Le entità, invece, rappresentano dei concetti e servono per estrarre i parametri da gli input del linguaggio naturale e devono essere creati solo per i concetti che richiedono poi delle azioni sopra di essi. Quindi, per esempio, com'è il tempo a Vercelli domani? Ci saranno due entità: Vercelli, la città, il luogo per cui mi interessa il bisogno del tempo, e domani, una data e un'ora. In questo modo la frase com'è il tempo a Torino oggi o fra un'ora, eccetera, rispetterà le due stesse entità, il luogo e il tempo, quando ci interessa. La data, l'ora in cui ci interessa. Ok? Ora, nel tempo che ci avanza, proveremo a costruire questo un assistente, un'interfaccia conversazionale in API per parlare del tempo, com'è il tempo in un luogo, c'è il sole, ovviamente senza andare a parlare con sistemi di previsione del tempo, faremo tutto, la risposta del meteo sarà finta in un certo senso,
L'agente, l'assistente inoltre dovrà anche permetterci, salutarci, rispondere a ciao, e lui risponderà a ciao tipicamente, o qualcosa del genere, e se noi scriviamo carattere a caso sulla tastiera, lui dovrà risponderci, poi ripetere per favore, cioè riuscire a gestire tutti quegli argomenti di conversazione che non conosce. Noi gli faremo conoscere come salutare e il tempo, tutto il resto non lo conoscerà e quindi vorremmo che rispondesse, puoi ripetere per favore, perché non è un argomento che conosce, e non che a ABC risponda il tempo e sarà sereno. Io ho fatto per provare, ed è su GitHub, sull'organizzazione del corso, anche il codice, un che non guardiamo adesso. Ho già fatto questa gente a casa, ho fatto l'export della gente da API ed è in questo zip qui. Ho anche fatto un piccolo programmino in una piccola pagina web che vi posso far vedere perché è pubblicata, che parla con questo bot e qui vi fa vedere la conversazione, mentre qui vi fa vedere la risposta in JSON che la piattaforma cloud vi dà. In questa risposta in JSON c'è la risposta testuale che la piattaforma vi dà, ma ci sono anche altri vari parametri che voi potete utilizzare nel vostro programma. Questa cosa qui è fatta solo in HTML, CSS e JavaScript. Al 90% funziona anche se voi ci fate doppio clic dal browser. Al 90% perché questa cosa qui vi permette appunto di scrivere e non so se avete sentito, probabilmente no, ma parla anche, nel senso che hello parla anche, utilizza le web speech API di HTML5 che per la parte di parlato funzionano in Chrome, funzionano anche per esempio in Safari, non sono sicuro su altri browser, bisognerebbe controllare perché sono un po' sperimentali, però sono quasi standard HTML5. E quindi quando voi scrivete qualcosa, lui scrive la risposta, ma anche parla, legge la risposta, fa text to speech, tutto da browser. E poi in Chrome, solo in Chrome, c'è anche qui un microfono per fare speech to text. Quindi se voi premete sul microfono e parlate, ma solo in Chrome, lui prende quello che avete detto, lo converte in testo, lo manda alla piattaforma, esattamente come quando voi scrivete qui qual è il meteo in Vercelli. It will be windy in Vercelli. Con un accento americano, perché è impostato con l'inglese. E qui c'è la risposta JSON da cui estrae la frase ci sarà il vento a Vercelli. E la frase, vedete qui. La frase qui, da qui si estrae, ma ci sono altre informazioni, per esempio c'è una città che è Vercelli, quella entity di cui vi dicevo prima, lui estrae dalla conversazione che noi siamo interessati a sapere di Vercelli, non siamo interessati a sapere di Torino, ma proprio di queste città. Dovrebbe essere furbo abbastanza da prenderlo. Questo appunto è pubblicato su The weather in Vercelli will be rainy. E poi qui cambia, quindi ha varie frasi e lui ne prende una a caso, perché ovviamente non siamo collegati a un sistema di previsioni meteo, ma è tutto. Ok, questo, dicevo, è su GitHub, nell'organizzazione del corso, è anche pubblicato così, quindi potete provarlo, ma potete anche vedere il codice che fa questa roba qua, dove la parte di PII è molto breve, è una chiamata get, è una chiamata post, anzi, non sono sicuro, è una chiamata comunque a un indirizzo unico che è query, e poi tutto il resto in realtà è per la gestione della parte vocale HTML. Ok, questo è per far vedere il risultato finale. Allora, API è l'indirizzo api.ai. Voi potete fare login, dato che è stato comprato da Google, voi potete fare login con un po' di roba, ma anche Google, per esempio.
E io ovviamente ho già l'agente creato, ma ne creiamo uno nuovo per iniziare. Quindi ci serve un nome di un agente, chiamiamolo, come lo vogliamo chiamare? Svetlana. Svetlana, può darsi. Io lo chiamo in class, va? Il tipo di agente deve essere privato all'interno della piattaforma PII o pubblico, cioè visibile da altri. Mettiamolo privato, e una descrizione testuale: questa gente parlerà di, non è obbligatoria, possiamo, la saltiamo in questo momento, si può sempre tornare a modificare, e importante il linguaggio in cui vogliamo che il nostro agente ci risponda. Io adesso lascio l'inglese, ma voi potete mettere anche l'italiano. Lascio l'inglese perché API è stato da pochissimo aggiornato, e la parte inglese è già stata aggiornata, la parte italiana è lievemente indietro, ma dovrebbe venire aggiornata a brevissimo. Quindi concentriamoci già sulla versione nuova, cambiano due cose di numero tra le versioni. Al massimo dopo vi faccio vedere anche cosa cambia. Scegliamo per esempio inglese e il time zone di default, che può essere utile se noi dobbiamo parlare di date e ore. Quindi cerchiamo GMT più 1. Allora, vediamo se c'è anche Roma, se no ci fermiamo. C'è? Perfetto. E facciamo salva. E allora, quando noi facciamo salva, dovremmo trovarci dentro quello che lo chiama intent, che sono quelle piccole storie, quei piccoli pezzi di conversazione di cui vi dicevo. Di default lui ha due intent: il default welcome intent e il fallback intent. Il welcome intent, per aprirlo basta schiacciarci sopra. Ogni intent ha una parte iniziale che dice l'utente dice, poi una parte centrale che sono le azioni e la risposta. In questo caso ci sono le risposte già, alcune risposte già compilate, in modo che l'assistente, l'interfaccia conversazionale, possa rispondere non sempre allo stesso identico modo. Quindi una volta risponderà hi, una volta risponderà hello, un'altra volta risponderà greetings, eccetera. E qui nel che cosa dice l'utente invece mettiamo quello che vorremmo che l'utente dicesse per far partire questa piccola conversazione. Quindi per esempio in inglese facciamo di nuovo hi, e poi possiamo mettere hello e basta. Per esempio possiamo metterne un po', almeno una, ma un po'. Dopodiché ci sono queste altre due parti. C'è la parte events, che in questo caso ha un qualcosa dentro che si chiama welcome. Events è l'equivalente di user say, ma visto da un punto di vista di un software. Cioè, questo intent può iniziare in due modi. Uno, l'utente scrive una di queste frasi o un qualcosa che è simile a queste frasi. L'altro modo è un software manda una parola chiave, che in questo caso è welcome, a l'interfaccia conversazionale. Quindi non scrive niente, ma manda una parola chiave. Questa parola chiave viene interpretata esattamente come se l'utente avesse scritto qualcosa. Ora, in questo caso la differenza è minima, ma in altri casi in cui ci sono domande, ci sono frasi utente più complesse, può essere importante averlo. Perché c'è questo welcome qui? Allora, salviamo, prima di tutto. Perché c'è questo welcome qui? Perché, come vi dicevo, API ha una serie di integrazioni. One click. Queste integrazioni, per esempio c'è Telegram, queste integrazioni vi permettono di collegare l'interfaccia conversazionale con un chatbot che voi create.
Per esempio Telegram, quando fate partire un chatbot, manda in automatico un comando che è barra start. Questo comando barra start viene interpretato dai PII come quell'evento di welcome. Quindi quando voi se voi collegate un chatbot Telegram a questo, quando fate inizia conversazione col chatbot, lui in automatico vi saluta, vi dice ciao. Non dovete voi scrivere ciao, ma lui che in automatico vi risponde, vi scrive ciao. Fa quello che voi avete definito qui, risponde una di queste frasi qui sotto. Perché quel barra start è in realtà questo evento di welcome. E ci sono eventi come il welcome che sono già definiti dalla piattaforma, c'è la documentazione che ve la spiega, e ci sono eventi che volete definire voi. Per provare se il nostro intent funziona, qui a fianco potete provare, senza dover avere un altro software, potete provare se funziona oppure no. Quindi se io scrivo per esempio I, lui mi scrive l'utente ha detto I, la risposta è good day, che va bene perché è una di queste risposte qui, l'intent che ho riconosciuto è il default welcome intent. In questo caso ne abbiamo due, il default welcome e il default fallback. Ha riconosciuto l'intent giusto e c'è anche un'azione collegata che è input.welcome. Questa azione in questo momento è vuota, ma l'azione è una cosa che serve lato sviluppatore se vogliamo fare qualcosa una volta che riceviamo queste informazioni. Se al ciao volessimo accendere una lampadina, dovremmo intercettare questa azione input.welcome. E qui ci fa anche vedere il JSON che lui manda all'ipotetico software che voi state realizzando. Da cui, come vedevate da prima, c'è il nome dell'intent, che è questo qui, c'è il nome dell'action, ci sono eventuali parametri e contesti, che in questo caso sono vuoti, e c'è anche la frase che restituisce. Un altro intent, tu dici? Non attraverso l'action. Lo può fare, si può collegare degli intent tra di loro, ma non attraverso l'action. Prova a rispondere, poi lo vediamo meglio. In realtà, quello che vuoi fare tu, si fa attraverso i contesti. Cioè, immaginiamo di avere una parte di ciao, e che mi chiede, poi un altro intent che mi chiede come ti chiami, e io gli dico il mio nome. E poi il bot vorrei che quando parliamo del tempo mi dicesse il tempo a Vercelli sarà soleggiato, Luigi. E se parlo io, se metto il mio nome mi risponderà col mio nome, se metti il tuo nome ti risponderà col tuo nome. Qui questi context sono variabili globali, l'equivalente di variabili globali, che possono essere passati da intent, tra intent. Quindi qui per esempio, in questo caso non ci sono variabili che riempiamo all'interno dell'intent, però se riempissimo il nome in un intent per fare le presentazioni, potremmo mettere come context di uscita il nome che abbiamo raccolto e dall'altra parte nel meteo come context di ingresso lo stesso context. Così lui aspetterebbe che quel context sia riempito prima di poter rispondere sarà soleggiato Luigi. Ok? Allora, questo è un intent, il default fallback intent, come vedete non ha una parte l'utente dice, perché lui deve cercare di intercettare tutto quello che non è specificato negli altri intent. Quindi se io per esempio qui scrivo roba a caso, lui mi risponderà, puoi dirlo di nuovo, e l'intent sarà il default fallback intent. E se io scrivo qual è il tempo, qual è il meteo, lui mi risponderà scusa, lo puoi dire di nuovo, perché in questo momento lui non sa parlare del tempo, lui non sa parlare di argomenti, e quindi mi risponderà col fallback intent. E qui sotto in questo menu c'è poi anche questo entities, che adesso è vuoto e rimarrà vuoto, e che vi permette di creare delle entità, come vi dicevo prima, città, date e ora, eccetera. Rimarrà vuoto perché queste entità, città, date e ora, eccetera, sono già definite dalla piattaforma, quindi si possono utilizzare. Lì se volete definire nuove entità,
E poi c'è questa parte training che vi fa vedere che cosa è stato ma sottomesso alla piattaforma. E voi potete dire, ok, questo qui era stato riconosciuto in maniera corretta, continua così, oppure dire, no, questo qui è stato riconosciuto in maniera scorretta, impara a non farlo più. In questo caso ci è sempre andata bene, però ci possono essere casi in cui magari la piattaforma conversazionale riconosce una frase che noi diciamo in un intent sbagliato. Allora, attraverso questo tab possiamo dire, no, guarda, ricordati che questa frase non è più in questo intent. E quindi noi possiamo migliorare e la capacità di riconoscimento in tempo reale in base a quello che manda l'applicazione a questa piattaforma dall'interno di PII, ma anche dal mio client HTML che ho fatto vedere prima. Tutto qui arriva, e anche migliorando, aggiungendo più frasi o frasi complicate all'interno di questo cosa dice l'utente. Allora, proviamo a fare questo intent. Creiamo un nuovo intent, chiamiamolo Ask Weather, e proviamo a chiedere del tempo, chiedere del meteo. Quindi, qual è il meteo a Vercelli? Sì. Partiamo con una frase sola. Ok? Allora, premiamo invio ed è qui. Noi qui dobbiamo dirgli una cosa che vi ho detto prima. Dobbiamo dire che Vercelli è una entity. Perché io vorrei chiedergli qual è il meteo a Roma. Vorrei chiedergli qual è il meteo a New York. Non voglio sempre chiedere qual è il meteo a Vercelli. Ma vorrei che lui fosse capace a gestire queste cose. E allora, come si fa? Si evidenzia la parola e si seleziona qui la entity che ci interessa, che può essere una entity già esistente da API o una entity creata da noi, o possiamo addirittura crearne una nuova. Per le città c'è un sys, ci dovrebbe essere un sys geo city. Allora, vedete cosa succede quando l'abbiamo assegnato? Ci compare una tabellina dove dice che questo è collegato a un'entità che si chiama GeoCity, il cui parametro si chiama GeoCity, e il valore risolto in questo caso è Vercelli. Noi possiamo aggiungere altro, qual è il meteo a Torino, e fare la stessa cosa con Torino. Vedete, lui per prima mi suggerisce, guarda che secondo me Torino è già una città, fai la stessa cosa che hai fatto prima, eccetera. Oppure possiamo mettere altre frasi, dimmi il tempo in Roma, per cambiare un po'. E vedete che la terza volta lui riconosce da solo che Roma è una città, pian piano impara, anche se la frase è diversa. Ok, quindi questo è quello che dice l'utente. Poi mettiamo il nome di un'azione, che potrebbe essere, chiamiamola ask.weather, è un nome a scelta. Vedete anche un'altra cosa, che quando abbiamo messo l'entità lì, si è riempita questa tabella qui sotto. Questa tabella qui sotto definisce, serve per passare, in un certo senso, delle variabili dalla parte iniziale alla risposta. Perché noi, per esempio, nella risposta potremmo dire il tempo in la città che l'utente vuole è soleggiato. E la città che l'utente ha chiesto all'inizio lo indichiamo in questo modo, dollaro geocity. Questa diventa a tutti gli effetti una variabile. Allora, proviamo a salvare questo e vediamo se funziona. Partiamo da una frase di quelle che ho inserito. Simile a quella che ho inserito. E vediamo che in effetti lui riconosce che l'intent è ask weather. C'è un parametro che è GeoCity, che in questo momento è stato messo a Turin. E la risposta è il tempo a Torino è soleggiato. E se noi proviamo con
con una città che non ha mai, che non ha mai indicato. Voi vedete che risponde il tempo a Catania e soleggiato. Nonostante io non l'abbia mai citato che esiste una roba che si chiama Catania. Lui lo sa perché ha un database di città già sul terra. Ora, complichiamolo un pochino. Facciamo finta che l'utente chieda qual è il tempo, il meteo, e si dimentichi di dire la città. È possibile. E voi vedete che se io gli chiedo qual è il meteo ma non gli chiedo la città, lui mi dice non capisco. Perché? Perché lui si aspetta che lì ci sia un'entità che sia città. Noi invece cosa vorremmo? Cosa vorremmo? Che ci chieda la città. Allora, come si fa questa cosa qui? Si fa qui dentro in questa tabella dell'action. Allora, innanzitutto la città in questo intent è una cosa importante, è una cosa richiesta. Non possiamo dire il meteo senza sapere in quale città vogliamo calcolarla. Quindi intanto mettiamo una spunta su richiesto. Allora, dato che è richiesto, ci compare l'ultima colonna che si chiama prompts. Che cosa serve questa colonna prompts? Serve a fare appunto quello che vorremmo noi. Qual è il meteo? In questa frase manca la città, allora manca GeoCity, e allora che cosa ci dice il bot prima di dirci il meteo è? Ci dice quello che noi definiamo qui. Per esempio, potremmo chiedere dove, oppure in quale città. Di nuovo, qui potete definirne da una a quante ne volete voi, e lui ogni tanto le cambia per dare un po' di varietà al discorso. A questo punto, per essere sicuri, aggiungiamo anche qui un'espressione senza città per insegnargli che quel tipo di frase vanno comunque matchate su questo intent. Quindi qual è il tempo è una frase valida per questo intent, non deve andare in quello di benvenuto o nell'altro, e anche per esempio dimmi il tempo. Allora, riproviamo. Com'è il meteo? Vedete cosa succede adesso? Succede che la risposta è dove. L'intent è sempre ask weather. Ci sono delle cose in più, che sono dei contesti, i contesti di cui dicevamo prima, che lui internamente genera, perché in realtà si trova nel mezzo di una conversazione e ha bisogno di altri dati per poter dare la risposta. Quindi se noi per adesso qui scriviamo in Vercelli, mettiamo una città, non so come si dica, in Roma per esempio, perché non riconoscerà Vercelli come città in questo, avrà una sua versione inglese che non conosco, e in Roma, e dice il tempo a Roma è soleggiato. Quindi se noi per esempio proviamo di nuovo e tell me the weather e cambiamo città, dove, e possiamo mettere per esempio a Torino, e dice il tempo a Torino sarà soleggiato. Perché sarà soleggiato? Perché prende una di queste due prende questa frase qui. Se anche qui vogliamo avere un po' di varietà nella risposta, possiamo dire non so, ci sarà il sole in GeoCity, eccetera eccetera eccetera, e lui cambierà di tanto in tanto la risposta che daremo, e avanti così. Se ne volessimo un altro intent per chiacchierare su qualcos'altro, creeremmo un altro intent. Se volessimo aggiungere qui dammi il tempo a Roma domani, gli dovremmo insegnare che domani è in realtà un daytime, per esempio. No? E quindi andare a modificare il programma dicendo che anche daytime forse è obbligatorio, se non è obbligatorio supponiamo sia oggi, e rifare la stessa cosa che abbiamo fatto per la città anche per le altre entità che troviamo.
API, e poi chiudiamo, ha altre due cose che sono carine per provare. In integration, oltre a integrarsi con varie piattaforme, ha questo agent page. Se voi l'attivate e andate qui, a questo indirizzo che vi dà, lui vi fa vedere proprio un sistema, diciamo, esterno, condivisibile, pubblico, in cui voi potete provare il vostro bot, anche se non siete loggati. E quindi qui potete esattamente chiedere le stesse cose all'interno di PII. Quindi se volete provarlo al di fuori di PII, questo è un modo per farlo. L'altra cosa carina di PII sono questi pre-built agent e questo small talk. Questi qui, che nella versione vecchia e nella versione italiana si chiamano domini, ma pian piano verranno portati ad agenti, perché alcuni domini erano a pagamento, sono alcuni pezzi di intent su alcuni argomenti specifici. Quindi, per esempio, sul parlare di auto, sul parlare del tempo, sul parlare di voli aerei, eccetera, eccetera. Sono solo pezzi, magari mancano la risposta, come nel default welcome intent, manca la risposta del bot o manca la domanda dell'utente. Però sono pezzi già precompilati che voi potete importare nella vostra applicazione e utilizzare. No, lui è una piattaforma per fare interfacce conversazionali, quindi non ha concetto di servizio meteo. Quello che dobbiamo fare, che faremo, è utilizzare questo che loro chiamano fulfillment, per agganciarlo o al nostro software o un servizio meteo di Yahoo, per esempio. Il fulfillment in PII è fatto attraverso le webhook. Voi sapete cos'è una webhook? No. Una webhook, infatti ho fatto la slide, una webhook è un callback HTTP, che è un server HTTP, che deve rispondere a una post ricevendo un JSON da PII fatto in un certo modo e rispondendo con un JSON a PII nello stesso modo. Questo webhook, per esempio, può esserci quindi un server da altre parti che riceve questa informazione, chiede al servizio meteo di Yahoo dammi le previsioni e risponde con la frase o con i parametri GeoCity, eccetera, con le entity che servono in modo che PII dia la risposta corretta. Questo viene fatto con questi webhook e l'idea di PII è questa. In generale, c'è l'utente, c'è un'app, un bot, un qualcosa, manda delle query a PII, e PII, se è capace, risponde, come abbiamo fatto adesso. Se non è capace, o se glielo indichiamo noi attraverso questo fulfillment, che può riempire uno di quei parametri, GeoCity, si chiama slot filling, oppure può dare altre informazioni, quindi restituire direttamente la frase di risposta, può chiedere a API esterne, database esterni, servizi, altri servizi cloud, quelle informazioni che gli servono, anche le vostre servizi particolari. Ok, qui ci sono un po' di reference e vi ricordo due cose. Vi ricordo entro il 30 aprile di compilare il documento con la composizione dei gruppi e la descrizione. Se non arrivate al 30 aprile proprio il giorno spaccato è meglio, perché così riusciamo a leggerlo, riesco a leggerlo magari un po' prima e inizio a creare gruppi su GitHub, eccetera. Vi chiedo in queste, non tanto nelle vacanze di Pasqua, ma magari la settimana in cui noi non ci vediamo perché c'è ponte, ma voi poi venite qui il mercoledì, eccetera, comunque prima del 2 maggio, di magari provare a giocare un po' con PII, con questa pagina qui, con gli intent, per provare a capire se funziona, come funziona, eccetera. Il meccanismo è lo stesso, create degli intent, e in modo che se voi avete domande le possiamo cercare di risponderle quando ci vediamo, visto che adesso per due settimane non ci vediamo più. E la volta prossima ci sono dei documenti, c'è una documentazione fatta abbastanza bene, e c'è anche un forum in cui è possibile scrivere, e in genere rispondono abbastanza frequentemente.
Quindi da quel punto di vista va molto bene. La volta prossima vedremo come creare un server REST in Java con Spark e, se riusciamo, anche direttamente lì come rispondere a un webhook di API, per esempio, per dare un'informazione. Basta, vi lascio andare dove dovete. Buone vacanze di Pasqua e ci vediamo a maggio.